fatemi una bella cartolina. Ameria Radio presenta Cartoline saluti da, a cura e con Rita Nanni. Qualcosa della grande mia città, il Duomo con la bella Madonnina, sarà il ricordo della mia città. Cartoline, saluti da il re nel paniere. La ragazza, che si chiamava Leonetta, portò con sé il paniere e andò al palazzo reale. Entrò dalla porta della cucina. Le guardie erano alla porta grande e poté entrare. In quel momento i cuochi erano tutti andati a spiare dall'uscio l'ingresso degli invitati e avevano lasciato i fornelli abbandonati. Leonetta cominciò a prendere roba e a cacciarla nel cestino. Polli arrosto, abbacchi allo spiedo, pasticci di maccheroni, torte mandorlate e tutto quel che non poteva portar via ci buttava sopra cenere e acqua, così da sciuparla tutta. Poi corse via col paniere zeppo d'ogni ben di Dio. Leonetta andò al palazzo reale col paniere e invece di entrare nella cucina, che era sorvegliata dalle guardie, scese in cantina. Là i meglio fiaschi e le meglio bottiglie erano tutte per lei. Quando il paniere fu pieno, diede la stura alle botti e scappò via. Sentite, voglio fare una burla al re. Cosa, signora, cosa vuol fare? State zitte, mi raccomando. Voglio fare una donna di pasta, grande quanto me, col petto di zucchero e miele e che abbia dei fili che le facciano far cenno di sì e di no. Voglio metterla nel letto al mio posto e vedere se il re se ne accorge. Le damigelle s'affaccendarono e le fabbricarono la donna di pasta. I brani sono tratti da Il re nel paniere, uno dei racconti pubblicati nelle Fiabe Italiane. Nel novembre del 1956, esattamente 67 anni fa, esce per Inaudi Fiabe Italiane, la prima raccolta di fiabe popolari che comprende l'intero patrimonio italiano. Ne è curatore Italo Calvino, di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita. La fiaba è legata alla produzione calviniana fin dai suoi esordi e diventa per Calvino strumento d'indagine del reale. La fiaba è universale, è una narrazione semplice e complessa in cui all'invariabilità della struttura si accompagnano variabili storiche e geografiche. Ogni fiaba porta le tracce di altri testi e ogni fiaba può essere letta nella dimensione di documento storico con segni di luoghi e di tempi. E tra questi segni ritroviamo ricette e sapori. Come vedremo poi, avviene in tutta la produzione di Italo Calvino. Nelle fiabe italiane, oggetti, utensili, piante, animali, danno informazioni sul significato che una certa società attribuisce loro. E gli accenni frequenti al cibo, rapidi ed essenziali, sono sempre riconducibili alle terre di provenienza. Terra di miseria, l'Italia, è il dato di partenza delle fiabe. È molto spesso una condizione di miseria. Il cibo diviene chiave di volta della narrazione, oggetto di desiderio, artificio fatato, sospeso tra privazione e ricompensa. E così Leonetta, la protagonista de Il re nel paniere, chiusa in casa insieme alle sue due sorelle dal padre legnaiuolo che si allontana per lavoro, viene a conoscenza di tre feste che si terranno al Palazzo Reale e quindi si cala dalla finestra con un paniere per rubare cibo. Cibi saporiti, appetitosi, fiaschi e bottiglie rari per la famiglia del povero legnaiolo. E alla fine, con l'inganno, attraverso la realizzazione di una grande bambola di zucchero e miele, è già perché zucchero e miele
sono cibo per ricchi, golosità inarrivabili per una famiglia come la sua, di modestissime condizioni. Ecco, attraverso una bambola di zucchero e miele riesce persino a sposare il re. Vino, dunque, in una fiaba, sapori della tradizione culinaria toscana, le torte mandorlate, i pasticci di maccheroni, come per esempio l'uva salamanna, che dà il titolo a una fiaba, una varietà di uva ancora coltivata, particolarmente succosa e golosa. E così nelle fiabe troviamo i sapori delle regioni di provenienza. Nelle fiabe liguri si parla di pesce e di focaccia. In Puglia abbiamo storie di orti, di verdure. In Campania fette di caciocavallo donate. In questa Italia povera delle fiabe, le donne vanno a minestra, e cioè vanno a raccogliere erbe selvatiche per la zuppa. E c'è chi, invece della cicoria, trova un cavolfiore. Chi cerca ceci freschi, chi si scalda come nelle fiabe piemontesi con vino speziato, chi mette la pentola sul fuoco ma non ha soldi per comprare la polenta, come avviene nelle fiabe venete. E poi c'è Giufà, il ragazzo sciocco e povero di tante fiabe della tradizione siciliana. Ma Giufà è protagonista anche di fiabe arabe, persiane, turche. Ha sempre una fame. Ha sempre una fame atavica, è sempre in cerca di cibo. Anche lui va per erbe. Quando ha qualche soldo compra della frutta secca. Incontra ladri che hanno rubato un vitello. È la carne è cibo prezioso. In una società contadina non si mangia carne, ci si nutre di legumi e di erbe. E la carne, soprattutto la carne di vitello, pregiatissima, è oggetto soltanto o di ruberie o di desiderio. Il cibo, quindi, è sempre presente come elemento tipico di questa società agropastorale. Fatica, lavoro, fame e miseria, che sono poi gli elementi tipici di tutto il folklore narrativo e delle canzoni popolari italiane. Arizza di compace sta lo sole, che l'utro può dormire, può far male. Arizza di che gliemo feste ribe, colì che ne si accoglie le morighe. Arizza di che gliemo feste ribe, colì che ne si accoglie le morighe. Li faccio litti socca scadiglione, i citroncilli non ardo più sone, annaffia li compasi quattro fiori, si citroncilli costi pomidori, annaffia li compasi quattro fiori, si citroncilli costi pomidori. E Marco l'han comincia l'antienata, e Nino l'ha finita l'antrocata, e qui l'unino non si apposta zitto, e butto io la porta dello stallito, e qui l'unino non si apposta zitto, e butto io la porta dello stallito. Cario uno te lo no scocciato, lo stabio non te l'ho carricato, portalo carro da lu ferracocchio, più quello dello pote santuracchio, portalo carro da lu ferracocchio, più quello dello pote santuracchio.
Arrizzate con pace sta lo sole, che lo troppo dormire può fa male. Arrizzate con pace che giorno è fatto, te può via che corbu sullo letto. Arrizzate con pace che giorno è fatto, te può via che corbu sullo letto. Conferenza del 1983 a New York, parlando di quello che diverrà in futuro sapore sapere, Calvino precisa: il mio problema scrivendo questo libro è che il mio fatto non è molto sviluppato, manco d'attenzione auditiva e non sono un buon gustaio. La mia sensibilità tattile è approssimativa e sono miope. E cioè Calvino sottolinea una certa debolezza dei suoi cinque sensi. Ma paradossalmente, proprio per questo sentirsi carente nei cinque sensi, questi diventano uno stimolo straordinario alla ricerca delle sensazioni più minute, all'analisi di quello che si può recuperare di un sapere antichissimo che non è però ancora del tutto perduto. E questo avviene, per esempio, nella trilogia degli antenati. Nostro padre, nostra madre, sempre lì davanti, l'uso delle posate per il pollo, e sta dritto, e via i gomiti dalla tavola, un continuo. Veniva servito un tacchino, e nostro padre a guatarci, se lo scalcavamo e spolpavamo secondo tutte le regole reali. E l'abate quasi non ne assaggiava per non farsi cogliere in fallo, lui che doveva tener bordone a nostro padre nei suoi rimbrotti. Del cavaliere avvocato Carrega, poi, avevamo scoperto il fondo d'animo falso. Sotto le falde della sua zimarra turca, egli aveva passato gran parte della sua vita nel Levante, faceva sparire cosciotti interi per poi mangiarseli a morsi come piaceva a lui, nascosto nella vigna. L'unica che si trovasse a suo agio era Battista, che scarnificava pollastri con un accanimento minuzioso, fibra per fibra, con certi coltellini appuntiti che aveva solo lei, specie di lancette da chirurgo. La prima ribellione del barone Cosimo Pio Vasco, protagonista del barone Rampanti, appunto, avviene a tavola. E la descrizione del pasto e dei commensali è esilarante e puntuale. Il piatto di lumache è la scintilla che scatena la ribellione ed è cucinato dall'improvvida e sadica Battista, obbligata a vivere da monaca in casa. Battista sa cucinare bene e quindi si sfoga cucinando ricette particolari. Crostini di patè di fegato di topo, torta alle zampe di cavalletta, codini di porco arrostiti e porcospini arrosto, questi ultimi due piatti poi non disdegnati un tempo dalle mense dei poveri. Cosimo decide di ribellarsi alle imposizioni della famiglia, rifiutando zuppa di lumache e pietanze di lumache, e inizia la sua avventura sugli alberi, dove godrà di paesaggi rigogliosi, con alberi da frutto, orti, oliveti, boschi. È indimenticabile la pagina in cui mangia e si rimpinza di ciliegie. Ma è nel cavaliere inesistente che il rapporto con il cibo si fa più problematico. Uno che non c'è non può neanche mangiare. Che cosa ci veniva a fare a tavola? Lui che non aveva né mai avrebbe avuto appetito, né uno stomaco da riempire, né una bocca a cui avvicinare la forchetta, né un palato da innaffiare di vino di Borgogna. L'armatura vuota del cavaliere inesistente, però, è alla ricerca di una sua identità. E la descrizione del pasto
dei soldati continua così. All'angolo della tavola dove agì l'ulfo, tutto procede pulito, calmo e ordinato, ma ci vuole più assistenza di servitori per lui che non mangia che per tutto il resto della tavola. Agì l'ulfo continua a chiedere che gli mettano davanti nuove stoviglie, posate, piatti, piattini, cucchiai, cucchiaini, coltelli, che guai se non sono ben affilati, ed è così esigente in fatto di pulizia che basta un'ombra opaca su un bicchiere o una posata che li rimanda indietro. Poi si serve di tutto, poco, ma si serve. Ti agì l'ulfo, taglia sottiline sottilissime e queste striscioline le passa da un piatto all'altro, poi le condisce, le imbeve bene di condimento e si dà da fare così per mezz'ora. Quello di agì l'ulfo, questo atteggiamento, è l'esasperazione del rito conviviale. Gli altri commensali spregiano, ma per agì l'ulfo mangiare e soprattutto mangiare insieme mantiene un carattere di sacralità. E come il barone rampante rifiuta a tavola insieme la famiglia e la società, così agì l'ulfo si attiene alle più rigorose norme di etichetta, cercando proprio di affermare un'identità che, in effetti, come poi succederà, svanirebbe. E il banchetto si chiama anche convivio, dal latino convivere, vivere insieme. E c'è quindi questa comunità che Cosimo rifiuta e che agì l'ulfo invece cerca disperatamente. Condividere il pasto con qualcuno, sia per piacere che per dovere, significa lasciare che gli altri entrino nella nostra sfera privata. E questo rapporto poi si crea tra l'essere umano e il suo cibo. E io qui metterei della Land. Valdo, pubblicato nel novembre del 1963, quindi esattamente 60 anni fa, racconta un'Italia che oggi sembra lontanissima. È un'Italia piena di contraddizioni. Il 1960 è stato definito il miglior anno della storia, ma nel 1960 convivono vecchi, nuovi problemi e un grande entusiasmo per la modernità. In Italia ci sono 4 milioni di analfabeti, 360.000 paisà si trasferiscono dall'Italia in Canada, milioni di italiani si spostano da sud a nord per lavorare nelle grandi industrie, la Fiat, l'Eni, la Borletti, la Olivetti, prevalentemente a Genova, a Torino, a Milano, e vivono in quei quartieri che erano definiti le Coree, case fatiscenti, senza acqua e senza elettricità. Nel 1960 il 30% degli italiani era impiegato nell'agricoltura. Nel 1963, appena 3 anni dopo, il 14% degli italiani lavora nell'agricoltura. La disoccupazione è ancora molto elevata, ma gli stipendi sono cresciuti tantissimo. Nel 1958 le esportazioni di beni alimentari e artigianali sono cresciute del 30%, soprattutto grazie all'attività di piccole aziende familiari. I problemi sono tanti, eppure il Daily Mail parla dell'Italia dicendo che in Italia c'è stato il vero miracolo economico e che il sistema produttivo italiano, nel 59, è efficiente e prospero. Il Financial Times
da alla lira l'Oscar della valuta. Nel 1960, nel marzo del 60, ci sono 150.000 nuovi posti nella piccola e media industria italiana. L'Italia è appunto affamata di modernità. Un popolo di contadini sta diventando un popolo di addetti all'industria e ai servizi. C'è un grande ottimismo, forse un po' ingenuo, ma i problemi, ripetiamo, sono tanti, anche a livello internazionale. Però forse si cerca di dimenticarli, perché in fondo, come diceva la canzone di quegli anni, domenica è sempre domenica. Si mangia meglio, ma si mangia in maniera diversa. Nel 1960 il consumo di generi alimentari è raddoppiato rispetto a quello del 1950, appena 10 anni prima. È raddoppiato il consumo di carne. Consumare carne è motivo di prestigio sociale, così come consumare burro e formaggi industriali. Sono gli anni in cui arrivano sulle tavole degli italiani, per esempio, il bel paese e il galvanino. Il pesce è un po' snobbato, è un po' cibo da poveri, ma il pesce è pesce azzurro, è pesce del Mediterraneo. La paga oraria di un operaio è di 144 lire e un chilo di pane ne costa 140. Un litro di latte, 90. Una tazzina di caffè, 50. Nasce ed è fondato il primo supermercato, 1958, l'Esselunga. Coca-Cola, limonata, bibite gassate cominciano ad essere consumate e si abbandona la vecchia tradizionale gazzosa. L'alimentazione non è più stagionale, non è più legata al ciclo delle stagioni. Si vendono frigoriferi, TV, lavastoviglie, scaldabagni, ventilatori. Vengono costruite 600.000 auto. 900.000 italiani, tra cui molti sacerdoti, prendono la patente. Una 500 costa 450.000 lire, 10 stipendi di un operaio. Una 600, 625.000 lire. La TV entra in metà delle famiglie e una trasmissione come Carosello ha un pubblico di 7.300.000 persone. Un'Italia quindi che corre, che cammina, un'Italia nella quale però molti scrittori vedono dei problemi e delle contraddizioni. E quindi da un lato c'è questa Italia che corre verso la modernità e dall'altro, sempre in quest'Italia, si comincia a vagheggiare un idillio forse mai esistito della vita agreste, della campagna, una campagna che con i suoi ritmi lenti si contrappone alla voracità del mostro industriale, come dice la canzone che tutti noi conosciamo, là dove c'era l'erba, ora c'è una città. Ecco, Marco Valdo è candido, ottimista e attraversa la città come un paradossale marziano, un buon selvaggio esiliato nella città industriale. Non sappiamo dove sono ambientate le sue avventure. Sappiamo però che è uno di quelli che dalla campagna si è trasferito in città e forse non conosce ancora le categorie della città, ha difficoltà a leggere la città. E tanti racconti che hanno come coprotagonista il cibo ce ne danno proprio chiaramente la prova. I racconti cominciano per esempio con un piatto di funghi. Alla fermata dell'autobus, nella aiola della fermata dell'autobus, ci sono dei funghi. Marco Valdo, con altri, nel ricordo dei funghi che raccoglieva nei boschi, ne fa incetta. E tutti quelli che hanno raccolto questi funghi si rividero presto, anzi la sera stessa, ci dice Calvino, nella medesima corsia d'ospedale, dopo la lavatura gastrica che li aveva salvati tutti dall'avvelenamento, non grave, perché la quantità di funghi mangiati da ciascuno era assai poca. L'altro racconto è il piccione comunale. Marco Valdo ha un grande desiderio di cacciagione, vagheggia le beccacce e quindi si ritrova a mangiare un povero piccione cittadino restato impigliato nel vischio che lui, ottimista, aveva sparso sul tetto del condominio. Piccione che gli rimane sullo stomaco, sia per l'accusa
che gli piove addosso di dare la caccia ai piccioni comunali, sia perché con il vischio ha rovinato la biancheria della padrona di casa stesa sulla terrazza. Altro racconto significativo è la pietanziera. La pietanziera forse oggi non esiste più. Il recipiente rotondo nel quale gli operai mettevano il pasto. E già nel momento di svitare il coperchio, dice Calvino, Marcovaldo viene l'acquolino in bocca e vede il mangiare lipiggiato, salamini e lenticchie, uova sode, barbabietole, polente stoccafisso. Comincia ad assaggiare, i primi colpi di forchetta risvegliano un po' il suo appetito, poi qualcosa cambia e comincia a sentire la tristezza di questo mangiare freddo, ma poi cominciano le gioie perché si ricorda della tavola, della famiglia. E poi la domanda: perché il sapore della cucina di mia moglie mi fa piacere ritrovarlo qui e invece a casa, tra le liti, i pianti, i debiti che saltano fuori a ogni discorso, non mi riesce di gustarlo? E poi pensa, ora mi ricordo, questi sono gli avanzi della cena di ieri, che sono avanzi freddi, forse anche un po' irranciditi dall'odore dell'alluminio. Il contenuto della pietanziera poi è anche tragicomico, perché Marcovaldo si ritrova a scambiare il suo piatto con quello di un bambino. Nella pietanziera per 4 giorni di seguito c'è salsicce e rape, e lo scambierà invece con un piatto di cervella fritte che mangia un bambino e che desidererebbe tanto mangiare salsicce e rape. Un bambino di buona famiglia, di ricca e buona famiglia, ma anche per questo Marcovaldo, sfortunatissimo, sarà accusato di furto. E poi c'è il coniglio velenoso che Marcovaldo ruba dall'ospedale pensando di mangiare, e invece è una cavia di laboratorio contagiata da tremendissime malattie. Oppure le tinche, che sono in un bellissimo laghetto azzurro che sembra un laghetto di montagna e invece è azzurro perché è l'acqua infinata di una fabbrica di vernici. Ma il culmine del delirio consumistico si ha con il racconto dedicato al supermarket, la grande novità di quegli anni. Marcovaldo e i suoi numerosi figli e sua moglie, come la maggior parte dei cittadini, alle 6 del pomeriggio entra nel supermarket. Dice Calvino, alle 6 di sera la città cadeva in mano ai consumatori. Entrano con i carrelli, riempono di tutto questi carrelli, perché l'effetto del supermarket è ipnotico, magico, avvolgente. Pur non avendo soldi per pagare, la famiglia di Marcovaldo non riesce a resistere alla tentazione di mettere qualcosa nel carrello. E i loro carrelli sono straripanti, salvo poi, prima di arrivare alle casse, fare il giro al contrario e riporre tutto negli scaffali. Nel 1983 Calvino pubblica Palomar, e Palomar è un Marcovaldo più filosofo, meno sfortunato, che però è smarrito cercando di decifrare anche lui i segni del presente. E sono indimenticabili in Palomar le pagine dedicate al negozio dei formaggi. Palomar è incantato di fronte a un negozio di formaggi ed è alla ricerca del suo formaggio ideale. Dietro ogni formaggio c'è un pascolo d'un diverso verde sotto un diverso cielo, prati incrostati di sale che le maree di Normandia depositano ogni sera, prati profumati d'aromi al sole ventoso di Provenza. Vi sono diversi armenti con le loro stabulazioni e transumanze, ci sono segreti di lavorazione tramandati nei secoli. Questo negozio è un museo. Che cosa fa Palomar? Sceglie alla fine il formaggio più ovvio, incapace di fronte a tutto questo ben di Dio di scegliere l'ovvietà. E altro momento importante è quello dell'ingresso nella macelleria, dove va a comprare 3 bistecche. La carne è una promessa di, in fondo, di felicità gustativa, e la carne, come dicevamo, è sempre cibo raro, anche se la sua produzione è aumentata. Nel 1982
con il significativo titolo Sapore Sapere, esce quel testo che conosciamo poi col titolo di Sotto il sole di Giaguaro, che è proprio un viaggio culturale e geografico all'origine dei gusti. Il racconto è dedicato interamente al senso del gusto. Un uomo e una donna in viaggio in Messico riscoprono la loro intimità attraverso la cucina locale, particolarmente speziata, ricca di peperoncino e di erbe aromatiche. Ma forse quello che più ci piace è il racconto di Ultimo viene il corvo, intitolato Furto in pasticceria. Anche questo è un racconto di fame. Dei ladri si introducono in una pasticceria ed uno in particolare, il cui soprannome, il nome con cui lo chiama Calvino è Gesù Bambino, sente dopo tanto tempo di fame l'odore di dolce nel buio e comincia ad immergere le mani prima nelle creme senza rendersi conto di cosa siano, e poi comincia ad arraffare tutto e ad assaggiare tutto fino alla nausea, tanto che suonerà l'allarme, arriverà la celere e anche i poliziotti saranno presi da questo turbine di golosità e di ricercatezze e di bontà. E Gesù Bambino cerca anche di portarsi via dei doni per la sua donna, cannoli che si schiaccia tra la camicia e il petto, ma in quella situazione, e i celerini diranno poi che hanno visto soltanto una scimmia impiastricciata che scappa, non riescono nemmeno ad arrestarlo, il nostro Gesù Bambino mangia di tutto: panettoni, ciambelle, brioche, strudel, savoiardi, cannoli, zibibbi, sciroppi, cioccolate, creme, pasticcini. Ecco, con la consueta ricchezza di particolari, con la consueta precisione lessicale, con la consueta sua terminologia, Calvino, che è leggero e profondo, didattico e avventuroso, si conferma una inesauribile fonte di piacere letterario e in molti casi anche di piacere culinario. Voi suonate amici cari, già che spendo i miei dollari, io mi voglio divertir. Le porrello presto in tavola, son prontissimo a servir, son prontissimo a servir. Già che spendo i miei dollari, io mi voglio divertir. Voi suonate amici cari, già che spendo i miei danari, io mi voglio divertir, io mi voglio divertir. Bravi, cosa rara! Che ti parte il bel concerto? Conforme al vostro merto. Oh, che piatto saporito, oh, che piatto saporito, saporito, saporito. Oh, che barbaro appetito, che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir, mi par proprio di svenir. Ma che barbaro appetito, che bocconi da gigante, nel vedere i miei bocconi, mi par proprio di svenir. Ma che barbaro appetito, mi par proprio di svenir, che bocconi da gigante, mi par proprio di svenir. Mi par proprio di svenir,
gli par proprio di svenir. Piatto! Servo! E vivano i litiganti, bene sa il vino. Eccellete Morsimino, questo pezzo di fanciano, piano, 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 voglio dir, sta mangiando quel marrano, fingerò di non capir. Questa polla conosco purtroppo. Schietto, parla schietto, mascalzone! La mia sono giugione, le parole proferir, le parole proferir. Mentre io mangio, fischio un poco, io so far cos'è. Scusate, scusate, si eccellente il vostro cuoco. Sì, eccellente il vostro cuoco, che lo voglio anch'io provar, che lo voglio anch'io provar. Sì, eccellente cuoco mio, sì, eccellente, che lo voglio anch'io provar. Mandatemi una bella cartolina. Ameria Radio ha presentato Cartoline Saluti da, a cura e con Rita Nanni. Madonnina, qualcosa della grande mia città, il Duomo con la bella Madonnina. Sarà il ricordo della mia città.